Lo abbiamo detto, sarebbe come legittimare un atto di irresponsabilità ed eticamente deplorevole. Quindi, al di là delle responsabilità penali per le quali sta già lavorando la magistratura e la indagine dei carabinieri del NAS, noi abbiamo avviato delle inchieste interne, abbiamo già sospeso due dirigenti. Il fenomeno non è così vasto come si pensava nei primi giorni, qualcuno parlava di centinaia di coinvolti, pare sia limitato soltanto a qualche decina, ma anche se fosse stata una sola persona è da condannare questo atteggiamento che non fa onore all'impegno e al grande senso di responsabilità dimostrato da tutti i medici che sono in trincea ormai da un anno.